Ergastolo, lo ha chiesto il pubblico ministero per Armando Bevilacqua, il 50enne accusato dell'omicidio del pensionato Romano Ferreri, 62 anni, avvenuto a Mondovì nell'ottobre dello scorso anno. La richiesta è stata avanzata al termine di una arringa durata oltre un'ora e mezza da Maurizio Picozzi, procuratore di Mondovì e pubblico ministero nel processo in corte d'assise a Cuneo. Romano Ferreri è deceduto dopo essere precipitato dalle scale della vecchia caserma Durando di Mondovì, ha detto il PM Picozzi, perché spinto dall'imputato che lo ha lasciato morire come un cane, senza provare pietà e senza pentirsi. Nessuna emozione da parte di Armando Bevilacqua, che ha seguito l'intervento della pubblica accusa seduto nella gabbia dell'aula al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Cuneo. Il processo è proseguito con l'intervento del difensore del presunto omicida, mentre la sentenza dovrebbe essere pronunciata il prossimo 24 novembre.